Quanto successo ieri è veramente clamoroso e rischia di creare una frattura indelebile tra la società Juventus e la stragrande maggioranza dei suoi tifosi. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus ha ufficialmente ritirato l'ultimo ricorso in relazione a Calciopoli, chiudendo una vicenda che ha segnato la storia del calcio italiano e ha tenuto banco per gli ultimi 17 anni. Questo lungo percorso legale è giunto finalmente al termine, benché non si sia concluso come molti, se non tutti i tifosi juventini si auspicassero. La notizia è arrivata tramite un documento firmato da Gianluca Ferrero, presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dei bianconeri. In questo documento si afferma chiaramente la rinuncia alla difesa e alla rappresentanza della Juventus Football Club contro la Federazione Gioco Calcio e l'Inter Milano SPA. Questa mossa rappresenta un cambiamento molto significativo rispetto all'atteggiamento dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e della dirigenza precedente. La società aveva avanzato richieste milionarie di risarcimento per il cosiddetto danno ingiusto, derivante dall'assegnazione dello scudetto del 2006 all'Inter, decisione presa da Guido Rossi nello stesso anno. Tuttavia, il problema non era solo una questione di denaro. La Juventus aveva chiesto l'annullamento in via incidentale del comunicato che aveva assegnato il tricolore ai nerazzurri e della delibera del Consiglio FIGICI del 2011. Questo rappresentava l'ultimo ricorso, il numero 8258, e l'udienza era in programma ieri mattina. La decisione di ritirare il ricorso è stata un colpo al cuore per molti tifosi della Juventus, che avevano sperato in una sorta di riscatto, dopo anni di polemiche e controversie legate a Calciopoli. Qui vogliamo sapere il vostro parere. Siete d'accordo con l'attuale società Juventus e la linea intrapresa? O vi sentite traditi da questa decisione e volevate una linea dura che cercasse giustizia? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Fabio Ravezzani, noto giornalista sportivo, ha commentato questa scelta della Juventus. Ha affermato: la rinuncia Juve all'ultimo ricorso contro la sentenza di Calciopoli è un clamoroso segno di resa, che delude moltissimi tifosi, che per anni hanno creduto fermamente nell'ingiustizia subita. L'atto più significativo era stato scritto in questa estate, quando il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso contro FIGICI, Inter e CONI, ponendo le basi per una bocciatura nel processo abbandonato oggi. Tuttavia questa decisione ha un significato enorme, che rischia di creare una spaccatura tra la società Juventus e tutti i suoi tifosi. Iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto, mettete mi piace al video. Grazie e alla prossima notizia!